Decine di migliaia di persone hanno invaso le strade di Minsk, in Bielorussia, per la cosiddetta Marcia per la Pace e l'Indipendenza, la grande manifestazione indetta per la terza domenica consecutiva dall'opposizione. Una marea umana ha riempito la piazza centrale della capitale, dove erano pochi giornalisti ancora autorizzati a coprire l'evento, dopo le detenzioni e la revoca degli accrediti stampa dei giorni scorsi nei confronti di cronisti di media stranieri. Berlino ha fatto sapere che convocherà l'ambasciatore bielorusso per avere spiegazioni in merito. L'ingente dispiegamento di forze dell'ordine e la dura repressione delle precedenti manifestazioni non hanno di certo fermato i manifestanti, che chiedono a gran voce le dimissioni del presidente Alexander Lukashenko, rieletto per un sesto mandato il 9 agosto scorso. C'è anche chi si è sdraiato sull'asfalto di fronte ai blindati della polizia in segno di resistenza pacifica. Almeno 125 i manifestanti arrestati.